like to go out today somewhere new. I'm on my way, you come too. We'll find a place in the sun. In the sun. To shine in the sun. In the sun. Trido io e Caraibi, nessun volo intercontinentale, nessuna vaccinazione, tranne quella alla noia e tutti a Formentera, tra mare color turchese, aria pulita, buoni piatti e diversi tanti bicchieri di Airbus, il liquore isolano. Le Baleari in genere in questi anni sono state prese d'assalto, ma in particolare la più piccola è il vero gioiello del gruppo di isole spagnole, il tutto a portata di un click, visto che il viaggio si può comodamente organizzare tramite il proprio computer. Come arrivare? Semplice, volo da Bergamo, Verona, Malpensa, attraverso le compagnie low cost come Ryanair, EasyJet, ma anche Meridiane, Iberia, Italia e tutte le maggiori. Prezzo variabile, prima si prenota e meglio è. Arrivo a Ibiza sotto le due ore di volo, poi il taxi fino al porto, costo sui 20 euro, ma se trovate qualcuno che fa la stessa tratta potrete dividere. La vera mazzata è il barco, ovvero il traghetto, nemmeno mezz'ora quello fast che divide Ibiza da Formentera. Prezzo ida e vuelta, andata e ritorno, dai 44 euro se prenotate online, ai 50 se pagate al porto. Dal mattino alle 6 in poi viaggi continui ogni 30 minuti con le varie compagnie. Cosa serve per andare a Formentera? Un costume, un paio di magliette e dell'infradito comode potrebbero bastare. Ma se volete fare i fighi potete anche imbarcare un bagaglio con tanto di vestiti da sera, scarpe con il tacco e magari anche da running per godersi il tramonto correndo tra le discese e le salite dell'isola. L'arrivo già vi fa capire in che genere di paradiso siete arrivati. Mare cristallino già al porto e poi via, noleggiare motorino e casco, un cinquantino va più che bene per un'isola di nemmeno 30 km di lunghezza. Tantissimi rent disponibili anche per le auto che in questi anni sono diventate molto gettonate. Una settimana può variare dai 300 ai 500 euro per l'auto e circa la metà per lo scooter. L'isola è divisa in pochi paesi, il cuore pulsante del turismo è Espujol, poi le varie località dove anche gli isolani, circa 8.000 nei mesi invernali, vivono. Il gioiellino è San Francisco, paesino carinissimo dove si trovano tanti piccoli ristoranti, dallo storico Cana Pepa al giovanissimo Bufambo, presente anche un giapponese, ma anche una chiesa, la posta e tante bancarelle durante tutta la giornata. Altri paesi sono Escalola, Savina, San Ferrana e il Pilar della Mola, dove il sabato non ci si può perdere il mercatino hippie. Alla Mola anche il faro principale dell'isola che regala una vista mozzafiato sul mare, di notte fantastico osservare le stelle e la luna aspettando un'alba che regala colori incredibili in quel punto, per il tramonto tutto l'altro faro dell'isola, Cap de Barberia, dove l'arancia si tuffa nel mare. Ma l'isola è piena di segreti, misteri e sa regalare sensazioni uniche, ogni spiaggia sembra più bella di quella precedente, valutare il vento è la cosa migliore, quando tira forte meglio Ietas, spiagge a sinistra dell'isola salendo verso la Mola, quando è più calmo Migjorn, spiaggia a destra. Ietas è qualcosa di meraviglioso, spiaggia bianca, mare azzurro, in un parco naturale, ingresso 5 euro in auto e 3 in motorino, gratis a piedi o in bicicletta. Tanti chiringuitos sulla spiaggia, molto molto cari, dal pirata fino al ministre. Seguendo il mare, dopo una passeggiata di un paio d'ore, si arriva a Espalmador, dove i due mari sono divisi da una striscia di sabbia nella bassa marea. L'isolotto di Espalmador regala anche una piccola palude naturale, la vedrete segnalata da una palma all'orizzonte, dove è possibile fare un trattamento fanghi fai da te, gratuitamente. Sempre in zona, le spiagge Tanga, spesso frequentate da calciatori e VIP vari, e Tiburon. A Migjorn, una distesa di sabbia di 8 km, sempre presenti i ristoranti più economici, carini a pranzo e molto belli la sera, proprio in riva al mare, dal Real Playa a Esarenals, passando da Vogamari. Mare fantastico anche a Cala Saona, Escalosa, Rocheta e in paese Espujol, dove la zona del locale Tahiti è decisamente modaiola. A Formentera poche sono le spiagge organizzate, qualche lettino, pochi ombrelloni, dal costo di 5 euro cada uno. Più normale invece attrezzarsi con ombrelloni portatili che settimanalmente si trovano appoggiati ai cassonetti dai turisti che tornano a casa. Una sorta di umbrella sharing molto utile. Sull'isola la concentrazione di belle donne è alta, così di ragazzi da copertina. Ma non disperate, per tutti c'è una soluzione. Fare amicizie è facile, trovare un fidanzato altrettanto, anche solo settimanale o serale.
Mare, ma non solo. Formentera è famosa per gli aperitivi, più morigerati rispetto al passato. Mitici restano i locali in riva al mare, come il Lucky, il Blu, il Flipper Chiller, il Piratabus, ma un po' dappertutto si possono gustare Mojito e Moscow Mule, non buonissimi ma conditi di musica chill out. Rispetto agli anni del divertimento selvaggio, la musica si spegne presto e anche nella notte formenteregna non è più al centro della vacanza. Alle 23 gli altoparlanti tacciono e nonostante il traffico tutto diventa più calmo. Il centro della movida resta Espujol, ma soprattutto con i locali al chiuso, dal Pineta al Tipic, discoteca storica dell'isola. Restano vivaci altri bar must nel centro del paese come il Pachanga e il Bananas. In piazza Espujol spesso musica caraibica con gruppi dal vivo. Fino a mezzanotte sul lungomare fila di bancarelle con prodotti tipici. Il vero problema sono i parcheggi, pochi e molto affollati, quindi armatevi di pazienza e non fate parcheggio all'italiana. La Guardia Civile è molto rigida e con il carro attrezzi fa stragi di auto e anche di scooter. I tanti ristoranti sono la forza dell'isola, moltissimi quelli di proprietà italiana, quelli più cari. Se volete spendere meno, puntate sugli spagnoli, dove con 25 euro si riesce a mangiare bene. Piatti tipici, la paella e pescato del dia, il pesce del giorno, oltre che la carne. Come antipasto impossibile perdersi pane e oi, con eventualmente qualche fetta di jamón serrano se siete patiti. In centro a Espujol c'è Don Jamón, un chiosco all'inizio della camminata. Per bere c'è solo l'imbarazzo della scelta, dalla sangria bianca, rossa e di cava, fatta con lo champagne, fino all'albarigno, vino bianco tipico spagnolo. Come digestivo l'imperdibile Hierbas, liquore con le erbe dell'isola, speciale quella del ristorante Vogamari a Migiorna, al chilometro 9.5. Da vedere anche le saline dopo il porto a sinistra, belle dal colore bianco candido quando il mare è particolarmente basso. E poi ancora, gite in bicicletta, a cavallo, il tutto nella natura selvaggia. Il paradiso non è un luogo dove andare, ma una sensazione da vivere. Formentera sposa bene le due cose.